Quesito 5, geometria analitica dello spazio, tre punti ABC, determinare l'equazione della retta R passante per AB e l'equazione del piano π greco perpendicolare a R e passante per C. Questa è la retta R passante per i punti A e B. Questo è il punto C e questo è il piano π greco perpendicolare alla retta R e passante per C. La retta R si può scrivere nella forma parametrica o nella forma cartesiana. Nella forma parametrica bisogna scegliere un punto della retta. Io per esempio ho scelto il punto B perché ha le coordinate più semplici di A. E poi al variare del parametro reale T vengono individuati tutti gli altri punti della retta. A, B e C sono i parametri che danno la direzione della retta, cioè i parametri del vettore AB. Vettore AB, V, che è dato dalle coordinate, dalle differenze delle coordinate XB-XA, YB-YA, ZB-ZA. Quindi i parametri direttori del vettore V, AB, sono 3 più 2, 0 meno 3 e meno 1 meno 1, cioè 5 meno 3 meno 2. Questi sono i tre coefficienti ABC. Quindi inseriamo ABC i coefficienti qua, 5 meno 3 meno 2. Al posto di X, Y e Z di B mettiamo 3, 0 meno 1. E queste sono le equazioni parametriche della retta R. In particolare per T uguale a 0 si annullano questi termini e rimane il punto B, perché infatti abbiamo scelto B come punto origine della retta, che si ottiene per il parametro 0. Ricavando il parametro T da ciascuna di queste tre equazioni parametriche, otteniamo l'equazione della retta in forma cartesiana. Quindi T uguale X meno 3 diviso 5, e di qua invece T meno Y terzi, e ricavando T dall'ultima, meno Z più 1 mezzi. Ora l'equazione del piano, il suo versone normale N, ha la stessa direzione di V, cioè di AB, cioè della retta, quindi ha gli stessi parametri direttori ABC 5 meno 3 meno 2. Quindi l'equazione del piano, equazione lineare in XYZ, ha i tre coefficienti ABC 5 meno 3 meno 2. Rimane da determinare l'ultimo coefficiente, cioè D. Questo coefficiente infatti è libero perché non esiste un solo piano perpendicolare alla retta, ma ne esistono infiniti, un fascio di piani paralleli che vengono individuati ciascuno da un valore D diverso. Dobbiamo scegliere quel valore D che ci individua quel particolare piano che passa per C. Quindi andiamo a sostituire nell'equazione del piano con l'incognita parametro D le coordinate del punto C, quindi 2, 2, meno 3. Quindi qua mettiamo XC, YC, ZC, 2, 2, meno 3 e ricaviamo D uguale meno 10. In questo modo le coordinate di C, 2, 2, meno 3, soddisfano l'equazione del piano, vuol dire che il punto C appartiene al piano. Quindi l'equazione del piano è 5x meno 3y meno 2z e D abbiamo trovato meno 10 uguale a 0.